Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog Tutorial Italia. Oggi è il 25 di dicembre 2016, quindi auguri a tutti quanti. Oggi parleremo delle librerie di Xplain. Librerie che servono e sono utili per gli aeroporti, per collegare gli oggetti all'aeroporto e allo scenario dove ci troviamo. Spesso e volentieri però queste librerie, quando arriviamo a scaricare un nuovo aeroporto che ci interessa, non sono aggiornate. Dobbiamo capire qual è per andare a sincronizzare il tutto. Ho trovato un programmino che ovvia questo problema e che è molto utile e che adesso vedremo. Come vedete, siamo qui all'interno della cameretta di mia figlia, dove lei qui dentro gira il suo canale YouTube che si intitola Sniffando Libri, che vi dico che è veramente interessante e vi consiglio di andare a vedere. Saluto anche il Sarto, che mi dà una mano dal lato tecnico per preparare insomma questi video qui. Sotto troverete tutti i link ai loro canali e vi dico anche che è uscito Xplain 11, è ancora in versione beta, io l'ho visto, l'ho un po' provato, però siccome faccio sempre spesso voli online, ancora non siamo stabili da quel punto di vista, quindi ancora non lo sto utilizzando, però presto lo farò quando sarà molto più stabile e quando avremo tutte le risorse che mi servono necessarie per i miei voli. Ne parleremo presto e forse vedremo anche uscire il nuovo libro, chissà, spero di riuscire a farlo. Comunque, se vi piace il mio canale, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like perché mi fa sempre piacere e mi raccomando, buona visione. Bene ragazzi, allora, il problema di cui vi parlavo è appunto questo, cioè il fatto di avere una libreria che dà degli errori, come in questo caso. Io ho caricato Bergamo Real Serio e mi dice che nella libreria mancano scusate, degli oggetti. Faccio capito, Xplain finisce di caricarsi. Intanto vedete che io ho cambiato sala perché ovviamente col fatto del Natale insomma ci sono un po' di problemi. Si sta caricando con la mancanza delle librerie. Eccoci qua con TeamSpeak. Intanto sentite la confusione di là. Comunque le librerie non c'è tutto fondamentalmente. Quindi adesso chiudo Xplain e vi faccio vedere che cos'è che ho caricato. Allora torniamo fuori di qui. Togliamo questo. Allora, questa qui è la mia directory di display, andiamo ad aprire Library Installer, è proprio questa qua la libreria di cui vi parlavo, anzi il plugin di cui vi parlavo. Facciamo estrai qui, vedete che sono 3 giga di file, quindi fondamentalmente sono grossine. Io adesso lo sto facendo in diretta con voi per la prima volta, quindi non so, meno male, dove si trova tutti gli oggetti che ci servono. Vediamo di farlo andare, sicuramente mi chiederà dove si trova la cartella Custom Scenery. Bene, ho decompresso la cartella, sono 3 giga, quindi non è piccolino. Andiamo a cliccare due volte su Xplain Library Installer 3.0, è un JavaScript, qui mi chiede di installarlo. Come vi ho detto, lo sto facendo insieme a voi per la prima volta adesso. Quindi funziona sia per Linux, per Windows che per OS X, quindi per Mac. Ah, qui ci fa vedere quali sono le librerie che va a mettere a posto. Sono un bel po'. Vediamo un po' che cosa succede. Next. Allora, accetto i termini di licenza. Ecco qua, e queste sono le librerie che io ho, sono un bel po', ok, non vedo dov'è che lui li vede già dove sono. Ah, ecco qua, mi ha trovato la cartella che si trova in CX Custom Scenery. Andiamo a vedere se effettivamente è così. Andiamo a aprire il browser. Scusate, questo PC io ce l'ho esattamente qua, Xplain 10 Custom Scenery, eccolo qua, salva.
Adesso andiamo a fare next. Ok, io sono una storia possibile. Sì, tu mi fai la sovrascrittura. Andiamo a fare next ed eccoli qua che le sta installando. Ne sta installando 3 di 37, quindi me le sta fondamentalmente aggiornando tutte. Ci mette un po', ragazzi. Però è interessante, vediamo quando passa da una libreria all'altra, casomai prima di fermarsi. Beh, molto interessante perché tu non devi stare tutte le volte a cercare quale sia la libreria che non ti funziona, no? Cosa succede spesso? Che noi abbiamo scaricato un aeroporto, quindi un bellissimo scenario, poi arriviamo lì e non funziona. Quindi dopo andremo a vedere se l'aggiornamento delle librerie ha funzionato con Xplain 10, in modo da vedere che Oriol Serio, ad esempio, è aggiornata, non mi dovrebbe dare più quel problema di prima. Effettivamente sta scaricando tutte le versioni. Molto interessante questo plugin, perché veramente tutte le volte si impazzisce. Ne ha fatte 11 su 37. Vi rendete conto di quante librerie esistono per Xplain? Sono troppe, troppe, troppe. Io non sono molto d'accordo su questo proliferare di librerie, però insomma, questo è. Dovremo un pochino adattarci. E questo è un adattamento molto interessante. Per esempio, questa qua è MixtRx Library. Sono fondamentalmente, a quanto vedo, grandi veicoli, ci sono engine, track, pushback, track, concrete, c'è cioè di tutto sopra, e le sta aggiornando tutte, 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 tutte. La famosa Naps Library, che io avevo già, tra l'altro, però a quanto pare mancavano dei veri e propri oggetti, e sono un bel po', eh. Sì, perché queste librerie vengono aggiornate continuamente, continuamente, continuamente. Tu non riesci a starci dietro, non riesci proprio a stare dietro. Adesso lo facciamo finire. Bene, ragazzi, sta finendo. Ecco qua, ha finito. Scusate se si sente un pochino male, mi dovrò attrezzare con un microfono nuovo. Quindi qua, step 8 di 8, ha finito. Adesso facciamo la prova del 9, lanciando Xplain nella speranza che la risorsa, lo scenario sia stato messo a posto. Io credo di sì, beh, voglio ben sperare, visto che mi ha scaricato una marea di dati. Ho lanciato Xplain in questo momento. Oriol Serio è quello che avevamo utilizzato prima. Andiamo, vola con queste opzioni. Ci vorrà un attimo perché possa partire. Io sono fiducioso visto che mi ha scaricato una marea di roba. Vediamo subito se dà questo segno di errore quando si troverà a caricare lo scenario stesso in serio, che come avete visto prima dava dei problemi. Tutto in diretta, ragazzi, lo sto facendo con voi per la prima volta, quindi spero veramente che funzioni perché risolverebbe questo problemino che dà veramente un po' di fastidio, un po' di fastidio. Poi io odio questi scenari pieni di librerie perché ti riempiono fondamentalmente la cartella, no? Ti riempiono fondamentalmente la cartella della custom machinery. Ci mette un po' di roba accesa, come potrete ben capire. Mi dispiace anche la location sia questa, ma mi hanno veramente esiliato causa appunto il Natale incombente e 18.000 personaggi presenti in casa mia fra qualche momento. Mi fa molto piacere, per carità, che siano venuti, però insomma, dai, che ce la fai, su! Read new scenery file, quindi sta leggendo.
lo scenario. Speriamo che non dia problemi. Ci mette un po', eh? Ecco qua, si sta muovendo. Dai che ce la fai. Sembrerebbe fino adesso che non dia problemi di librerie, e infatti è così. Guardiamo un po'. Error. Infatti non dà più problemi di librerie. Vediamo se è cambiato qualche cosa. Sì, sembra fondamentalmente uguale, però sicuramente ha più librerie di prima. Interessantissimo questo plugin, direi che funziona, quindi utilizzatelo, troverete anche sul blog Xplain Blog di Tutorial Italia, diciamo sulla pagina loreir.blogspot.it, più informazioni su questo plugin. Molto bene, molto bello, sono contento, spero che siate contenti anche voi quanto lo sono io. Quindi continuate a seguirmi, mettete un like e mi raccomando iscrivetevi se non l'avete già fatto al mio canale. Buona giornata e buon Natale ancora una volta.